stata la notte della cena della Vittoria. Piazza della Badia si è tinta dei colori del quartiere di Porta del Foro, che ha festeggiato la 27esima Lancia d'Oro, conquistata lo scorso 22 giugno grazie al 5 di Gabriele Innocenti e al 4 di Davide Parzi. I giallo-cremisi che hanno deciso di non perdersi questo momento di festa atteso per ben 12 anni. Rappresenta finalmente un momento di gioia ritrovata che è mancata per 11 anni a Porta del Foro. Adesso stasera ce la godiamo e poi da domani si ricomincia a lavorare. Ma lei ha detto l'inizio di un percorso, non è un traguardo? No, non deve essere un traguardo, perché chi crede che per una vittoria siamo già arrivati al livello di altri quartieri si sbaglia. Noi ancora dobbiamo crescere tanto, però le possibilità per crescere ci sono, quindi ce la metteremo tutta. Adesso il quartiere, cioè questa piazza lo dimostra, questa sera non è così semplice di vedere delle scene di questo tipo. No, siamo stati stupiti anche noi dal numero delle persone che siamo riusciti a portare questa sera, però d'altronde dopo 11 anni era comprensibile. Ha raccolto un testimone importante, quello di suo padre, anche per quanto riguarda le vittorie. Sì, e questa cosa mi riempie di onore, perché siamo riusciti a scrivere nell'albo d'oro della giostra il mio nome proprio dopo quello di mio padre, che per questa manifestazione, per questo quartiere ha fatto tanto.